A Siracusa si è molto parlato di valorizzazione del territorio, ma ci sono anche delle problematiche molto importanti da dover risolvere, come il dissesto idrogeologico ad esempio. Ci spieghi qual è l'intenzione di FLI, cosa può fare FLI per queste per soluzioni relative a questi problemi? Ma noi di Future Libertà per l'Italia abbiamo inserito al primo punto del nostro programma elettorale, con un impegno preciso, la presentazione di una legge quadro che riguarda un'utilizzazione virtuosa e centralizzata dei fondi comunitari, con un accordo Stato-Regione che affronti il grande tema del dissesto idrogeologico in Sicilia, che ha provocato recentemente vittime nel Messinese e in molti altri luoghi, e che caratterizza anche il territorio della nostra città e della nostra provincia. Sulle bonifiche industriali, perché la vicenda di Taranto non è la sola, ma ci sono tante Taranto purtroppo in Sicilia, e va bonificato il territorio e vanno bonificate le acque e l'aria per assicurare qualità della vita. E poi sul ridisegno di quella che è stata la devastazione paesaggistica ambientale, che in alcune, per nostra fortuna non tutte, le zone, non soltanto costiere della Sicilia, ha caratterizzato questi anni anche di abusivismo e di follie. Allora, un piano del genere, con un investimento importante, dai nostri esperti è valutato come un piano che porta a 50.000 nuovi posti di lavoro, che sono posti legati ai professionisti della progettazione, alla geologia ovviamente, ma all'architettura, all'ingegneria, ma anche alle maestranze, alle piccole e alle medie imprese, che possono, come dire, trovare non nella costruzione di nuove villette a schiera o nella nuova cementificazione, ma nel recupero del nostro paesaggio, una dinamica di assoluta e produttiva prospettiva per la nostra Sicilia. Quindi comunque è un piano facilmente attuabile, non solo parole ovviamente, perché purtroppo ultimamente su queste situazioni si è molto anche a volte speculato, invece questo si può realmente attuare. Guardi, in anni diversi abbiamo dimostrato al governo di avere molto e tenere molto al collegamento tra le parole e le azioni. Noi abbiamo portato avanti i restauri e recuperi monumentali archeologici per 1.100.000.000 di euro di fondi comunitari utilizzati al 100% dal 2000 al 2006, che hanno cambiato il volto non soltanto di Ortigia ma di buona parte della Sicilia. Di quell'esperienza poi non si è fatto buon uso, perché i monumenti sono rimasti chiusi, perché i musei riaperti non sono stati valorizzati, tutte questioni che conosciamo. Adesso questa proposta serve a far capire che non bisogna consumare altro territorio, ma bisogna valorizzare le peculiarità e la bellezza del nostro territorio, del nostro paesaggio, del nostro ambiente, ricostruendo attraverso le bonifiche e le riqualificazioni i disastri di anni di follia, ma allo stesso tempo assicurando la sicurezza ai cittadini, la qualità della vita rispetto alle bonifiche industriali, soprattutto per riguardo l'aria e l'acqua, e il turismo culturale, che è il cuore della possibilità di sviluppo della nostra Sicilia. Già il piano in sé porta a questo livello immediato di occupazione, perché è intuibile che se i progettisti, anziché progettare nuove lottizzazioni e nuovi insediamenti abitativi, progettano il recupero paesaggistico e anche estetico della nostra Sicilia, hanno una possibilità di lavoro e di far lavorare le imprese, i muratori e le maestranze, ma non per buttare altro cemento, per aggiustare i guasti che sono stati precedentemente sfatti.